Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, della grazia del Signore è piena la terra. La grazia del Signore riempie l'universo, perché Dio è grazia, è amore, è misericordia e bontà infinita. Chiediamo allo Spirito Santo di aprirci gli occhi. Vieni, Spirito Santo, Spirito di Dio che sei luce, verità, santità, bellezza, potenza, grazia, pot rivelazione, eternità, a brillare in mezzo a noi la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. Vieni e apri il cuore di tutti gli uomini alla presenza di questa grazia che Dio Beata l'ha preparata per mezzo dei sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Quando? Lo ha donato per la salvezza di tutti gli uomini, perché tutti siano rigenerati, rinnovati, salvati. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella prima lettura di oggi, fratelli della Messa, l'Apostolo Giacomo ci ricorda che Dio non tenta nessuno. Dio vuole la salvezza di tutti. Vuole l'amore verso tutti. E questo amore... Non viene mai negato eternamente, l'uomo si può opporre a quell'amore, ma Dio non si oppone all'amore delle sue creature. Per questo, San Pietro, nelle sue lettere, quando parla degli ultimi tempi, parla della magnanimità di Dio nostro Signore. La magnanimità del Signore nostro, è considerata come salvezza, dice: perché? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Guardate questo mistero d'amore che circonda l'universo e Dio porta pazienza. Come mai Gesù è morto in croce del risorto e le cose ancora non si realizzano? Dice l'Apostolo Pietro, perché Dio dona all'uomo del tempo per convertirsi. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Ma vediamo in questi tempi, fratelli, come la Madonna volutamente si manifesta in tanti luoghi: a chiamare gli uomini a conversione, a chiamare gli uomini al ravvedimento, a tornare a Dio. Tanti ascoltano, certo, sì. Dio vuole che nessuno si perda. E questa è la visione che deve arricchire la nostra anima, che ci deve animare notte e giorno. La visione di questo amore che ha creato il mondo e vuol portare ogni creatura alla pienezza della sua realizzazione, non a una realizzazione mediocre, piena realizzazione, piena comunione con Dio, piena comunione con la comunione dei Santi, perfetto amore che deve durare eternamente. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, San Giacomo ci dice che noi siamo su questa terra temporaneamente, ma questa terra è un periodo di prova, è un, prov un periodo di perfezionamento. Perché? Perché vedete la pianta sollecitata dal vento cresce più forte. Così è il cuore dell'uomo sollecitato dalla tentazione cresce più forte e Dio non vuole che l'uomo soccomba ma che l'uomo cresca e diventi potente su questa terra nel bene. Per questo Dio permette la prova in vista di una gloria maggiore, di una gloria ancora più grande. Perciò l'Apostolo Giacomo ci ricorda che anche se abbiamo delle grosse prove non scoraggiamoci, non scoraggiamoci perché Dio vuole che noi arriviamo alla perfezione della vita, alla perfezione dell'amore. E nel Vangelo il, la scrittura ci presenta l'episodio degli apostoli che salendo in barca avevano dimenticato di portarsi dietro delle provviste. E Gesù le riprende, dice al, state lontani dallo spirito dei farisei. Avete dimenticato le provviste, ma quando c'erano 5.000 uomini e c'erano soltanto 5 panni e 2 pesci, chi provvide al cibo? Quando c'erano 7 panni con 7.000 uomini presenti, chi provvide il cibo? Gesù. Ecco allora le l'invito del Signore dice, ma non vi rendete conto come in tante circostanze ho provveduto a voi? Adesso pensate al regno di Dio e alla sua giustizia, perché tutto il resto poi vi sarà dato in sovrappiù. Pensiate al regno di Dio e alla sua giustizia, perché tutto il resto poi vi sarà dato in sovrappiù. Avete mangiato tante volte senza portare provviste, cercate prima il regno di Dio. Questo non significa trascurare gli elementi umani. Tanto provvede il Signore, tanto Se, il Signore provvede, ma ti dà anche il seme per seminare, ti dà la falce per raccogliere, ti dà la trevia per treviare, e ti dà il fuoco per cucinare. Il Signore ti dà i mezzi, ti mette a disposizione i mezzi che sono necessari per la tua suss sussistenza su questa terra. Ma quale deve essere lo scopo, Bene Mario, dell'uomo che va? che cammina sopra questa terra, la ricerca del regno di Dio, l'avvento del suo regno, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto poi vi sarà dato in sovrappiù. più. Proviamo a dare uno sguardo, fratelli. Qual è l'interesse primario dell'uomo sulla terra? La ricchezza, il piacere, il potere, la gloria. Il dominio, l'affermazione di se stesso contro Dio. Questo è il peccato dell'uomo. Questa confusione, questa confusione dove non si cerca la verità. Quante persone fanno notare i nostri giorni nel campo degli affetti, che è tanto difficile trovare due persone che aprano il loro cuore l'uno all'altro, si consacrano all'amore vicendevole per vivere. Nel dono dell'amore, perché la vita è amore e l'amore è dono, è accoglienza. Ma quali sono le preoccupazioni principali? Il possesso, il successo e via dicendo. Ecco allora, abbiamo visto questi giorni passati il richiamo della Madonna che vuole togliere, distogliere meglio l'umanità dalla sua inquietudine e orientarla verso ciò che è veramente valido su questa terra, l'avvento del regno di Dio, la ricerca del regno di Dio. Vergine Santissima, oggi per volontà di Gesù riempi il cuore della Chiesa e dell'umanità intera di questa visione del Padre che ama le proprie creature. Perché le vuole condurre tutta la perfezione e la santità alla piena realizzazione. Non c'è un progetto di rovina, c'è un progetto di salvezza, come ci ricorda l'Apostolo Pietro, quando ci dice: La magnanimità di Dio, del nostro Signore, consideratela come salvezza, cioè vi dà tempo, vi offre tempo ancora. C'è ancora peccato su questa terra, ma Dio porta pazienza per portare gli uomini a salvezza. Vergine Santissima, che conosci questo grande mistero d'amore, innamora oggi tutti i tuoi figli di questo progetto del Padre che vuol portare tutti gli uomini a salvezza e fa che ciascuno di noi collaboriamo con te nella riparazione del peccato, nell'eliminazione della corruzione dalla faccia della terra. Fa che ciascuno di noi prenda come primo impegno nella propria vita la ricerca della gloria di Gesù Cristo e la ricerca della salvezza del proprio fratello, partecipando con l'altro all'eliminazione del peccato, perché tutti arrivino alla pienezza della salvezza. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Signore Gesù, che sei il compimento di ogni salvezza. Scuoti la coscienza della Chiesa, scuoti la coscienza dell'umanità intera, a i tempi della tua venuta, della manifestazione dell'avvento del tuo regno, affinché tutto l'universo canti le lodi a te e proclami la tua gloria eternamente. A te gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi non dimentichiamo fratelli se possiamo qualche gesto di carità, di amor, di penitenza per rimediare al peccato del nostro fratello perché non abbia a perdersi, nessuno abbia a perdersi su questa terra. Amen.